Natuzza Evolo, che dal 1958 vive il mistero delle stimmate, che ha vissuto però i primi misteri fin da bambina, dal giorno della sua cresima, e che continua a viverli da adulta, da donna sposata, con numerose apparizioni, visioni della Madonna Immacolata, con fenomeni di telecinesi e anche di presenza in più luoghi nello stesso momento. Stiamo per ascoltare Natuzza Evolo e anche molte testimonianze di persone miracolate per la sua intercessione, tumori guariti, paralisi scomparse, oltre 4.000 casi già censiti in quasi 50 anni per questa donna con le stimmate, che adesso ci farà conoscere il collega Pino Nano. Pino, buongiorno a voi, siete collegati con Paravati, un bagno di folla, lo vedete da soli. Paravati ancora una volta oggi si riconferma quella che tu, Piero Vigorelli, definivi la piccola Lourdes d'Italia. Qualcuno ha detto, un cronista anglosassone è venuto qui qualche mese fa, ha detto la piccola Lourdes dei poveri, ma non solo la piccola Lourdes dei poveri. Chi è Natuzza Evolo? Una santa. Lei è nata insieme, è una compagna, un'amica di Natuzza Evolo. Amica, compagna, ebbene, dove stiamo sempre bene. Bene, voi dicevate dallo studio, oggi vi raccontiamo la storia incredibile di una donna che dice, lo dirà in diretta con noi, per la prima volta in televisione e in diretta, di aver avuto in visione la Madonna e di aver avuto dalla Madonna alcuni messaggi importanti. Prima di entrare in questa chiesa da dove siamo collegati per sentire direttamente Natuzza Evolo, vediamo di raccontarvi in maniera estremamente simpatica, estremamente sintetica e con estrema dolcezza, perché questo è un argomento che va preso con estrema dolcezza e con le pinze, direi, con grande delicatezza, la storia di Natuzza Evolo. Vediamo questa scheda. Da oltre 50 anni Natuzza Evolo viene considerata uno dei misteri insoluti della società contemporanea, ai confini fra il naturale e l'inspiegabile. Per cercare una spiegazione a questo fenomeno sono arrivati in tutti questi anni in Calabria studiosi e scienziati provenienti da ogni parte del mondo, ma nessuno è potuto andare mai al di là della soglia del mistero. Di Natuzza Evolo si raccontano migliaia di episodi diversi. Si dice che parli con i defunti, si dice che dialoghi con l'angelo custode che ognuno di noi avrebbe alle proprie spalle. Lei stessa, ma lo sentiremo più tardi, confessa candidamente di avere frequenti contatti con la Madonna Maria Immacolata. Durante il periodo pasquale Natuzza vive il mistero delle stimmate, così come accadeva a Padre Pio. Ma la cosa che sul piano scientifico appare ancora più inspiegabile è il fenomeno del sangue, che spesso le sgorga dalla fronte e che lascia impresse sulle garze e sulle bende scritte ebraiche. Qualche volta Natuzza va anche in trance. È accaduto molto spesso in passato in presenza di centinaia e centinaia di testimoni, e durante questi momenti di perdita della conoscenza questa donna parla lingue che non sono la sua lingua. Nonostante, è importante sottolinearlo, Natuzza Evolo non abbia mai frequentato una scuola. Sono oggi centinaia e centinaia le persone che in tutto il mondo asseriscono di essere state miracolate da lei. Questo ha spinto mesi fa un cronista inglese a definire Paravati la piccola Lourdes d'Italia, e la Chiesa, da parte sua, guarda con estrema attenzione a questo fenomeno. Bene, questa era la scheda di Natuzza Evolo. Lei è d'accordo con questa scheda? Certo, siamo pienamente d'accordo, tutta la popolazione. Oggi qui c'è una festa popolare. Il servizio d'ordine ha avuto difficoltà a tenere tutta questa gente che è arrivata qui. Ma c'è un po' di difficoltà per la folla che c'è in paese, no? Diciamo, e la chiarezza che cercano Natuzza, cerca ognuno di avvicinarsi a Natuzza, però tranquillamente ognuno cerca di stare al suo posto. No? Bene, un personaggio incredibile, un personaggio al limite tra il naturale e il divino, non sappiamo neanche noi quale aggettivo usare per timore di rovinare questa festa. Abbiamo visto la grande partecipazione di folla questa mattina durante la messa che normalmente si fa per la festa dell'Immacolata. Natuzza è stata festeggiata, oserei dire è stata portata in trionfo da questo paese che sapeva della festa che in questo giorno sarebbe stata preparata per Natuzza. Vorrei entrare in punta di piedi in questa chiesa dove si è appena conclusa una manifestazione in onore di questa donna. Sentiamo
un coro di ragazzi che canta una canzone scritta appositamente per Natuzza Evola. Abbiamo avuto difficoltà a far entrare tutti in questa chiesa. Vi racconteremo attraverso le testimonianze la vita di questa donna, attraverso i testimoni reali di questa vicenda. Ma vorrei prima di tutto, prima di passare la linea di parlare direttamente con Natuzza Evola, vorrei farvi vedere delle immagini che sono addirittura incredibili. Pregherei Giuseppe Sacca dalla regia di mandare in onda queste immagini. Si riferiscono alle stimmate che Natuzza ha durante il periodo della Quaresima, durante la settimana di Passione. Sono immagini riferite alla Pasqua scorsa, era esattamente il sabato precedente alla Domenica di Pasqua. Ad analizzare queste ferite, pensate, sono stati in tanti. Da 50 anni vengono qui a Paravati studiosi da ogni parte del mondo, ma nessuno è mai riuscito a dare una spiegazione scientifica. Lo vediamo, sono delle stimmate molto particolari, molto queste ferite, o meglio queste croste di sangue, di sangue raggrumato, sembrano quasi disegnate sulle mani e sulle ginocchia. Vedete adesso questa immagine di donna, queste sono le stimmate sulle ginocchia di Natuzza. Anni fa, pensate, alla Columbia University hanno creduto che queste ferite fossero provocate. Una verifica sul campo poi di questi scienziati ha invece confermato che sono vere e proprie stimmate, così come le aveva Padre Pio. Queste di Natuzza forse certamente ancora più marcate di quelle che aveva Padre Pio. Queste erano le immagini delle stimmate. Abbiamo durante la settimana la passione, durante la settimana di Pasqua, Natuzza vive il mistero delle stimmate, ma vive anche altri fenomeni al limite del normale. Vogliamo proporvi ora una intervista che noi abbiamo realizzato proprio il Venerdì Santo, il giorno in cui incominciavano ad apparire sulle sue mani questi segni, queste ferite, queste stimmate. Vediamo questa intervista, poi ci faremo dire da lei esattamente che cosa c'è altro. Lei in questo periodo mi diceva non riceve nessuno, perché? No, non ricevo perché non vedo l'angelo, non vedo i morti. Quindi alle persone che hanno bisogno di un consiglio non glielo posso dare. Adesso ricomincerà a ricevere la gente allora dopo Pasqua? Dopo una settimana, 10 giorni Pasqua, perché sto male. È vero che questo è un periodo di dolore per lei, di sofferenza fisica? Sì, ho dolore ai piedi, dolore alla testa, dolore alle mani. E vedo che ci sono già le prime ferite. Ecco, incominciano così e poi si riempie tutta la mano, i piedi. È vero che lei vede la Madonna anche? Sì, sì. In che figura le appare? Come la vede questa È Madonna? Bellissima, all'età di 15-16 anni, bruna, vestita di bianco, è bellissima. Ma non vede soltanto la Madonna, lei vede anche altri spiriti? Sì, vedo anche Gesù, il periodo della Quaresima, 4-5 volte la Quaresima. Poi vedo le anime del purgatorio, le anime del paradiso. E ne parlano. Che cosa le dicono? Mi danno consigli per i loro parenti, mi dicono se soffrono, se hanno bisogno. Ecco questo. Senta, lei dunque riesce, dice di riuscire a mettersi in contatto anche con i defunti, ma questo come avviene? Attraverso quest'angelo di cui lei parla sempre? Non mettere a contatto le persone, perché non dipende dalla mia volontà. Su loro le anime che vengono a me e mi parlano, ma io non le posso cercare. Vengono da sole, dicono col permesso di Dio. E come fa a mettersi in contatto con i defunti, a parlare con loro? Ma io non faccio niente, sono loro che si presentano a me e mi chiedono e mandano messaggi per i parenti. Senta, lei che ha questa possibilità straordinaria certamente di mettersi in contatto con questo mondo, con l'aldilà, l'ha mai visto l'aldilà? Voglio dire, lei sa come è fatto, le hanno mai detto queste ombre, questi spiriti, come è fatto l'aldilà? Loro dicono che sono felici, che sono contenti, che se non sono purificati non possono raggiungere Dio. Soffrono la mancanza che non vedono il Signore. Me lo dicono loro, ma io non è che sono andata all'altro mondo per vedere. Lei riesce
qui viene tantissima gente, migliaia di persone ammalate il più delle volte, e chiedono consigli delle loro malattie. Che tipo di rapporto ha con queste persone? Veramente mi domandano tante cose riguardo la loro salute. Io quando sono sicura che l'angelo mi dice, il medico ha indovinato la malattia, io ci dico fidatevi alla fiducia del medico. Se il medico, l'angelo dice che non ha indovinato la malattia, io per non fare mancanza di carità di dire il medico non ha indovinato, dico andate a un altro posto. E magari l'angelo mi suggerisce, dice andate a Milano, andate a Parigi. È capitato il caso in cui qui sì, da lei si siano presentati degli ammalati con delle diagnosi che poi non sono risultate vere? Sì, e io perciò le mando fuori. Ed è gente che poi ritorna qui da lei dirle che altrove ha trovato risposte diverse? Sì, parecchie. Quanta gente passa sotto i suoi occhi ogni giorno? Non lo so, è passata tanta però. Sì, nei primi tempi ne venivano anche 300 persone al giorno. Poi io, lei riceve tutta questa gente dal 1937-38 sì, ormai? Sì, del 37, sì, che ricevo. Per ricevere tutta questa gente, per stare con tutta questa gente tutto il giorno, bisogna avere grande amore per gli altri, credo. Certo, tanto amore. Per me partecipano come i figli miei, tutto il mondo, tutte quelle che vengono qua. Ci voglio bene, sono attaccata a loro, particolarmente i giovani. Ecco, a proposito dei giovani, vorrei che lei mi dicesse una verità che so che non ama raccontare molto, e cioè che la sua casa è diventata meta di pellegrinaggio di moltissimi giovani, sì, anche drogati. Sì, parecchi. Che rapporto ha con questi giovani? Drogati, ci voglio bene, ci faccio un mondo di promesse che soffro per loro, che offro per loro, perché lasciano questa cosa. Le è capitato il caso di qualche ragazzo che è tornato qui da lei? Sì, contenti, felici che sono usciti da questo pericolo grande. Nessuno meglio di lei forse può dirmi come vede il mondo che ci sta intorno. È un mondo pieno di sofferenza, mi pare di capire da questa sua testimonianza. Sì, mondo pieno di sofferenza. Queste creature che sono corrotte, di tutta questa gente che vogliono fare denaro. La preghiera può bastare, secondo lei, a lenire almeno una parte di questo? No, io non dico che solo la preghiera, ma ci vuole anche la collaborazione di genitori, di parenti, di amici. Se no non può uscire dal sole. C'è tanti giovani che vengono qua e piangono e dicono, signora aiutatemi, voglio uscire, non ce la faccio. E io cerco di aiutarle, di dare un buon consiglio, una buona parola. C'è tantissima gente che giurerebbe di averla avuta a casa sua ospite, lei in realtà non si è mai mossa da questa casa fisicamente. No, spiritualmente sì, tante volte parlo con voi, parlo con un'altra persona e poi improvvisamente mi trovo un altro posto, però non con la mia volontà, spontaneamente. Quelle mi vedono e parlano con me. Tante volte siamo a tavola, pure i miei figli si accorgono. E uno con l'altro, per battuta, dicono così, la mamma viaggia. Perché si capisce un poco. Lei ha 5 figli. Sì, sì. 5 figli e anche 10 nipotine. Sì, sì, sì. Che poi ritrova, cioè che rivede tranquillamente. Sì, sì. C'è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Mandare avanti una famiglia come la sua, un marito e 5 figli, non ha sacrificato la famiglia per ricevere tutta questa gente? No, veramente no, ho avuto sempre l'aiuto del Signore. Io concedo sempre quello che devo fare per la famiglia e quello che devo fare per la gente. È il Signore che mi aiuta. Mi alzai sempre presto la mattina, mi corcai tardo la sera, ho fatto tutti i facendi di casa sempre. Non ho lasciato mai i figli senza mangiare, oppure non mancestire una camicia. Mi alzai sempre presto per fare questo. È mai venuto qui da lei una persona che non ha mai creduto, per esempio, nel Signore, ed è venuta da lei probabilmente per verificare questa presenza straordinaria? Sì, tanta gente viene qua che non crede, però una volta me l'ha promesso la Madonna, mi ha detto così,
esercita la tua pazienza, le persone vengono curiose e se ne andranno convertite. Non la prima volta, non la seconda, ma te lo prometto che la terza volta si converteranno. Lei si sente una persona straordinaria oppure no? No, spesso lei ha detto mi sento un verme di terra. No, mi sento un verme di terra, io sono una poveraccia. Io so che cosa penso, forse sarà una malattia a cui si manifesta il Signore attraverso questa malattia di poter fare bene all'umanità, alla gente che soffre. Io non mi sento niente, proprio niente. E questa era la testimonianza di Natuzza Evolo. Vedete fuori tantissima gente che preme per entrare in chiesa, purtroppo ci scusiamo con loro, non riusciamo a far entrare tutti quanti. Abbiamo sentito Natuzza, la sentiremo ancora meglio direttamente da lei il giorno in cui ebbe in visione la Madonna. Valerio Marinelli, professore universitario, studia questo fenomeno da tantissimi anni, migliaia e migliaia di casi analizzati, archiviati. Quanta gente è passata da questo paese? Ma io credo che siano passati da 50 anni a questa parte forse 500.000, forse 800.000 persone, è un calcolo difficile da fare. Professore, lei ha analizzato migliaia di casi, si sarà fatta pure un'idea. Certo, diciamo, 15 anni fa io mi sono accostato al mistero di questa donna. Ci credeva o no? No, anzi, non ci credevo e volevo vederci chiaro. 15 anni dopo? 15 anni dopo, ma anche molto prima, naturalmente, diciamo, credo profondamente nelle verità che da lei vengono fuori. Centinaia e centinaia di persone asseriscono di essere state miracolate da questa donna. Bisogna crederci? Ci sono molti casi di guarigioni, molti casi forse di miracoli che chiaramente meriterebbero, diciamo, un attento studio, ma certo è che a queste centinaia di migliaia di persone che sono passate da Paravati, dalla casa di Natuzza, e la casa stessa di Natuzza, io direi che un vero rifugio delle anime è stata, diciamo, e lo è, a molte di queste centinaia di migliaia di persone, ecco, Natuzza è riuscita a dare molto conforto, a dare serenità, a dare spesso soluzione ai loro problemi. Bene, grazie Valerio Marinelli, ha scritto tantissimi libri su Natuzza Evolo. Il concetto è praticamente quello che ripete spesso e volentieri nel suo Ponte di San Giacomo l'antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani, quando dice: questa donna è la psicanalista dei poveri, ma non solo dei poveri. 20 anni fa un magistrato, allora giovane, Elio Costa, venne a Paravati per interessarsi di Natuzza Evolo, non per le sue qualità e le sue doti al limite del naturale e del divino, ma in veste questa volta assolutamente professionale. Dottor Costa, lei venne qui perché? Sì, perché già nel 1970-1969 Natuzza Evolo cominciava a far parlare molto di sé. E quindi sia io quanto un maresciallo che si occupava della sezione di polizia giudiziaria decidemmo di interessarci seriamente del fenomeno. Quindi andammo a trovare Natuzza. Quindi lei venne qui per investigare, per capire cosa c'era dietro questo fenomeno? Sì, cercai di capire cosa realmente ci fosse dietro il fenomeno. Giudice Costa, vorrei semplificare. Lei è venuto qui per capire se c'era una possibile truffa, un possibile imbroglio dietro questa storia? Sì, esattamente. Che considerazioni ha tratto? Beh, ho tratto una considerazione piuttosto semplice, per la verità, che dietro non c'era assolutamente niente, però nello stesso tempo nacque un rapporto personale e particolare tra me e Natuzza, ma anche tra il mio maresciallo e Natuzza. Questo rapporto traeva origine soprattutto dal senso di tranquillità, di serenità e di antica saggezza che... Giudice, mi dica la verità fino in fondo, lei è un magistrato spesso e volentieri impegnato sul fronte della lotta alla mafia, ha vissuto inchieste difficilissime, è venuto qui a Paravati, mi diceva prima, e ha trovato grande serenità. Sì, in effetti è quella la sensazione che io ho avuto, sensazione di una serenità incredibile. E il ritrovare quell'antica saggezza calabrese, quasi quelle tradizioni culturali che ormai sembrano scomparse. Bene, Natuzza me le faceva rivivere. Vi sembrerà incredibile dalla lontana Africa, da lontano Zaire, qui a Paravati, un amico di Natuzza Evolo, e me, lei e Quachille, che vuole raccontarci oggi la sua testimonianza personale.
Io personalmente sono stato sempre scettico dinanzi a tali fenomeni, data la mia cultura di origine, perché sono stato sempre a contatto con, diciamo così, delle persone che hanno approfittato dei maghi. E quindi lei è un ingegnere. Dinanzi a un fenomeno del genere, io, il Signore ha cercato di convincermi attraverso una tuzza, dicendo a me e a mia moglie di farci vedere. Quindi mi sono fatto vedere, sono stato salvato e preservato da un tumore al testicolo. Poi un'altra cosa che vorrei ribadire, io proprio per quello che ho detto prima, anni fa criticavo Padre Pio e attribuivo le sue stimmate a fattori non a fattori nervosi, e quindi proprio prima di essere operato Padre Pio è venuto a trovarmi a casa, mi ha bussato, mi ha colpito 3 volte alle costole, quindi poi sono stato operato e è andato tutto bene. Ecco, qui accanto a lei c'è Roberta Brandi Marte, che è sua moglie, e ha vissuto anche lei in maniera diretta questa esperienza incredibile con Natuzza. Sì, io... Raccontiamola fino in fondo. Sì, la prima volta che sono andata alla Natuzza sono andata solamente per conoscerla e sinceramente ero convinta di non avere nulla, nessun problema fisico. E lei la prima cosa che mi ha chiesto, con un gran sorriso, mi ha detto: i bambini? Allora io ho detto: nulla, non ancora. Subito, con molta serietà, ha detto: fatevi visitare tutti e due, io e mio marito. Io subito mi sono fatta visitare dal mio medico, dal mio ginecologo a Taranto, il quale mi ha detto: ma signora, lei è un po' esagerata, dopo appena 6 mesi di matrimonio cosa crede di avere? Naturalmente non potevo dirgli, me l'ha detto Natuzza. Lei ha insistito, ha cercato altri medici, ha trovato risposte diverse. Sì. Sono andata alla fine a San Giovanni Rotondo dal professor Pavone e difatti lui mi ha trovato una tuba chiusa e poi in seguito a diverse cure ho ottenuto l'apertura della tuba. Lei è stata operata? Sì, sono avuto un piccolo intervento e una serie di cure. Speriamo che arrivi un bambino, insomma. Ma io sono sicura. Comunque non è questo, il senso è che abbiamo vissuto la nostra unità matrimoniale in modo completamente diverso. Beh, questo mi sembra molto bello, ma c'è un'altra storia di vita che vogliamo raccontarvi, è quella di Emilio, un ragazzo che oggi non è qui con noi, qui c'è la mamma, Angelina Rovella. Raccontiamo la storia di Emilio. Emilio, il 9 gennaio del 1987, è caduto a Madonna di Campiglio e alle ore 11 è stato soccorso dai compagni che non l'avevano riconosciuto perché era tutto insanguinato. È caduto, abbattuto con la testa, è stato trasportato in rianimazione senza speranze. Sì, senza speranze. È stato anzi rigettato dall'ospedale di Tione, cioè non è stato accolto né dall'ospedale di Tione né dall'ospedale di Trento. Diciamo tutto, signora, perché all'ospedale di Tione e all'ospedale di Trento le avevano detto che per questo ragazzo non c'era nessuna possibilità di salvezza. Infatti anche a Verona non è che abbiano fatto delle cose, dei soccorsi, diciamo, che promettessero granché, ma no, quasi niente si può dire. E poi l'hanno operato senza nessuna speranza dopo 2 giorni, dicendo che era una lesione del tronco cerebrale, quindi non c'è, il peggioramento era continuo. Che cosa ha fatto a questo punto, signora? Io volevo dare gli organi, ma l'ultima cosa che mi era venuta in mente di fare è stata quella di rivolgermi a Natuzza tramite mia sorella, che aveva avuto un appuntamento. Natuzza ha detto che era un caso disperato, che non c'era, era soltanto un miracolo lo poteva salvare. Ed è stato salvato. Ella sì, ha detto, ma noi non meritiamo il miracolo, quindi non... E allora dice, ma perché la fede, non avete fede? E allora dice, se preghiamo tutti insieme, io farò pregare il lunedì quando tutti verranno e pregheremo tutti insieme, voi fate pregare. È stata una preghiera fatta da tutti, forse in tutta Italia si è pregato. Emilio si è svegliato. Si è svegliato dopo 10 giorni. Bene, guardando, grazie. Questa immagine che Natuzza me l'ha fatta per venire prima di entrare nella sala di rianimazione proprio il lunedì in cui aveva promesso di far pregare. Contenta, signora, immagino.
Emilio è anche migliore in tutto e adesso frequenta il terzo anno di università. Auguri per lei e per Emilio, signora. C'è una cosa che forse vale la pena di raccontarvi. In questa chiesa ci sono centinaia di persone che ci chiedono di poter raccontare la propria testimonianza. Naturalmente non possiamo far parlare tutti quanti, diamo soltanto un saggio di quello che abbiamo raccolto. Lei viene addirittura da Pisa. Sì. Racconti la sua verità. Sì. Io ho conosciuto questa donna oggi. Lei era un ateo, un bestemmiatore, mi ha detto. Oggi dico mamma, sì, 10 anni fa, quindi a 33 anni, ero un bestemmiatore. Ho sentito parlare di lei una sera e la mattina dopo già mi sono reso conto che non bestemmiamo più. Sul posto di lavoro avevo sentito questa pace dentro, questa gioia. E il dopo pranzo mi sono sentito nella mente che pregava da sola. Lei è venuto qui a Paravati. Sì. Ha incontrato una donna, mi racconti questa storia perché è molto bella, ha incontrato una donna per strada, le ha chiesto dov'è la casa di Natuzza Evolo. L'ho incontrata prima in camera mia, mi è apparsa lì, dopo ci ho parlato per la strada. E poi ha ritrovato questa donna a casa di Natuzza. Sì, e alla terza volta quando gli ho chiesto chi erano, lei mi ha confermato che erano queste, allora io per la prima volta gli ho dato un bacio sulla mano e lei mi ha detto in toscano: to, che popò di osse sono queste qui? Questo è dialetto pisano. Parlando in toscano. In toscano, certo. Allora io ho trovato, diciamo, con le preghiere sue, con la sua intercessione, con il suo incondizionato sì verso Dio, mi ha ottenuto la conversione del cuore. E allora di lì ho sentito questa grande forza di dover aiutare gli altri. Bene, ha costituito un gruppo di missionari a Pisa che porta il nome di questa donna. Grazie. Ancora un'altra bellissima storia di vita e di amore ce la racconta Gaspare Conforti, un uomo a cui i medici hanno a un certo punto un giorno dissero: lei è malato di tumore. Un evento avvenuto il 3 settembre del 1987, praticamente i medici dell'Istituto Tumori e anche altri medici arrivarono a una sola diagnosi di un adenocarcinoma non operabile perché misurava oltre 6 centimetri. Il 29 settembre mi sono portato a Paravati, voluto da mia sorella perché io non molto credente all'epoca. Per giunta lei ha un figlio che fa l'oncologo. Certo. Venne da Natuzza? Da Natuzza e Natuzza mi disse: stai tranquillo, sarai operato, l'operazione andrà bene, non ci sono metastasi, quando invece alla tacca figuravano 39 punti di metastasi. La verità è che i medici si rifiutavano di operarmi. Mio figlio volle insistere e quindi arrivammo all'operazione dopo aver sottoscritto delle dichiarazioni. Fatto eccezionale, all'operazione andò perfettamente bene. Non vi erano delle metastasi. E quindi io sono qui, dopo 6 anni circa, sono vivo, sto bene, mi sento bene. È venuto qui a testimoniare questo suo rapporto incredibile con questa donna. Tra la gente qui in chiesa oggi c'è un'altra donna, Mimma Silipo, che ha vissuto le prime manifestazioni di Natuzza, quando Natuzza incominciò a sudare sangue. Sì. Ricordiamolo. Sì. Siccome il parroco di questa parrocchia e celebrava la messa, io lavoravo nell'Azione Cattolica e ho avuto occasione tantissime volte di vedere Natuzza sudare sangue. Cosa succedeva quando Natuzza sudava sangue? Succedeva che lei si toglieva un fazzoletto dalla tasca e si asciugava e immediatamente venivano degli scritti in francese, in inglese e in tante altre lingue. Vi faremo vedere alcuni di questi fazzoletti, alcune di queste bende, di queste garze su cui il sangue che appunto colava dalla fronte di Natuzza ha lasciato poi delle stranissime scritte ebraiche, ma non solo in lingua ebraica, in lingua inglese, in lingua francese, in tedesco, in tutte le lingue del mondo. Addirittura, lo dicevamo all'inizio, lo diceva lo stesso Piero Vigorelli all'inizio, questa donna quando andava in trance parlava lingue straniere che non sono la sua lingua, pur non essendo mai andata a scuola. Lei viene da Ginevra, Fortunato Plastina, un industriale che viene da Ginevra e viene qui a cercare che cosa? Sono venuto prima di ogni cosa perché si parla molto in Svizzera della
nostra, di questa donna. Di questa donna, esattamente. Che la conferma che questo fenomeno poi è andato al di là dei confini nazionali. Esatto, porto il saluto e il buongiorno da molti compatrioti calabresi. Ma so che lei ha portato anche tantissime lettere indirizzate a Natuzza, a cui ora spera di poter dare una risposta, spera di avere una risposta. Esatto, perché mi auguro infatti che non solo che si passano questi fenomeni soprannaturali, che personalmente mi sono passate molte cose, sono credenti a questo fenomeno e spero che la Natuzza farà anche qualcosa per tutta la Calabria, in cui quale noi abbiamo bisogno di questa fede, di ritrovare un po' di fede, perché abbiamo perduto molto fede in noi, soprattutto calabresi. E da Ginevra spostiamoci, direi, in uno degli ospedali di Roma, all'ospedale Cristo Re di Roma. Il professor Domenico Lombardi è un primario di questo ospedale, oggi lei è qui per rendere testimonianza. Sì, vengo a lei. È uno scienziato, lei è un medico, vorrei dire, alla razionalità estrema anche per guardare a questo fenomeno con la scetticità dell'analista. La pregherei di farlo da analista e non da uomo di fede. Beh, intanto devo dire che conosco Natuzza da moltissimi anni e la conosceva la mia famiglia e i miei genitori, i miei parenti calabresi. Io lei verso questa donna sentimenti di grande stima per la sua generosità. Professore, le stimmate. Lei sono sapere le stimmate. Sì, vorrei capire se sul piano scientifico c'è una spiegazione plausibile. Certo, le stimmate, le emografie e altri fenomeni non normali dal punto di vista medico e scientifico non possono essere spiegati, né io le posso spiegare. Io personalmente ci credo, perché le ho viste alcune cose proprio personalmente, alcune emografie. Questo vuol dire che lei crede anche a queste testimonianze di gente che dice sono miracolata? Ci credo e molta esperienza ne ho avuta anch'io, perché molte miracolati le ho visti anch'io e anch'io stesso sono un miracolato. Anche Natuzza ha avuto modo con le sue preghiere di farmi guarire un occhio, per dirne una. Ma non è il solo miracolato oggi in questa chiesa, c'è un'altra donna, un altro medico, pensate, una studiosa, una oncologa, una studiosa di tumori, che è venuta qui a raccontarci il suo incontro del tutto casuale con Natuzza. La sua diagnosi, la diagnosi che i suoi colleghi medici un giorno le diedero, era una diagnosi di tumore. Ecco, per quanto riguarda la mia diagnosi, devo precisare che sono stata io a fare diagnosi per me, e allora la cosa era veramente difficile, come informare me stessa. E quindi da quel giorno, cioè dal lontano 87, io, poiché ero motivata e sentivo veramente una grande fede, inizialmente pensai che non c'era niente da fare, perché si trattava di un adenocarcinoma del piloro. Professoressa Belcastro, in termini molto semplici, le avevano dato quanti giorni di vita? Ecco, più che quanti giorni di vita, mi permette di correggo, cioè io ero inoperabile, per cui Bari mi indirizzò al professor Fejgesi nella speranza che facesse qualcosa. Ovviamente il mio è stato un intervento palliativo. Dopo io ho cercato di mettere a punto una terapia che io ritengo sia semplicemente il fiorfiore delle varie terapie, e sono qui nonostante le metastasi. Assolutamente sana, ma mi diceva prima ho incontrato Natuzza perché Natuzza le ha mandato un messaggio. Ecco, io non ho avuto il piacere prima di oggi di vedere Natuzza, perché quando io dovevo incontrarla, poiché mi si passi il termine, avevo paura dell'acqua, speravo di non venire a Paravati e pregai Dio che non mi facesse venire. E Natuzza, per telefono, un collega oncologo mi disse non partire stamattina e rimani con Fejgesi. Io capii che dovevo studiare e approfondire. Un messaggio, insomma, di speranza. Di speranza, perché il cancro si può vincere. Questo bene. Era quello mi che mi pare molto bella volevo come dire. Testimonianza, la ringrazio molto. C'è il professor Franco Perticone qui con noi anche, dell'Università, della Facoltà di Medicina dell'Università di Catanzaro, che è il cardiologo personale di Natuzza Evolo. Credo che lei possa dirci qual è il rapporto reale che un medico, che il medico di fiducia vive con questa donna. Credo un rapporto difficile. Sì, conosco Natuzza da oltre 20 anni e devo dire che è estremamente difficile avere questo rapporto come con Natuzza paziente. Difficile sia per la straordinarietà dell'evento che si vive ogni volta che la incontro, e sia perché è difficile chiedere a lei di sottoporsi a una indagine o comunque ad una terapia. Perché lei preannuncia, lei previene quello che poi è la diagnosi? Sì, perché lei sempre sa. Ciò nonostante, però, voglio sottolineare l'umiltà con la quale lei
segue i suggerimenti del medico. Bene. Professore, la ringrazio. Ma non riesco più a dare la parola a nessuno perché non abbiamo purtroppo più lo spazio per farlo. Vorrei solo farvi vedere alcune cose che sono assolutamente, per la prima volta le facciamo vedere in televisione. Pensate, queste sono, vorrei che venisse Don Pasquale Barone qui a commentarci questi segni, queste emografie. Ecco, questa è una canottiera di questa donna su cui il sangue ha intriso delle non so come chiamarle. Emografie. Cioè sono dei segni di sangue. Sì, e dunque Natuzza soffre le stimmate in maniera invisibile tutti i venerdì dell'anno, da sera di giovedì a mattina di sabato. Poi durante la quaresima le stimmate si aprono. Si aprono, cessanguinano, diventano ferite e lasciano queste scritte. Ecco, pensate, questa è una scritta, non so in che lingua. In francese e in italiano. E questa è in francese e in italiano. Quella in francese e in italiano, questa credo addirittura in ebraico, addirittura pensate in caratteri cirillici. È una cosa davvero incredibile. Don Pasquale, lei segue questa donna da tantissimi anni. È il sacerdote di Paravati? Diciamo che la sto seguendo dal 1 ottobre del 1980, cioè da quando Sua Eccellenza il Vescovo mi ha affidato la parrocchia di Paravati. Io, scoprendo il mistero di Natuzza, dopo una lunga e solitaria ricerca, ho scoperto una benedizione e anche una responsabilità. Ritengo che Natuzza sia la gioia di Dio, una grande mistica che non viene dal convento, ma dal mondo dei problemi, dal mondo della famiglia, diciamo dal mondo della vita. Ecco, qui con noi, la ringrazio per questo suo contributo, per questa sua testimonianza. Qui con noi c'è il vescovo della diocesi di Mileto Nicote la Tropea, Monsignor Domenico Tarcisio Cortese. Credo che nessuno meglio di lei possa darci una lettura piuttosto razionale di questo fenomeno, perché la Chiesa ha sempre guardato con attenzione, ma anche con distacco, a questo fenomeno. La Chiesa guarda con attenzione certamente questo fenomeno. Devo dire che al di là delle esuberanze giornalistiche di miracoli, stimmate, io devo sottolineare il miracolo vero di Natuzza, che è donna di fede. Se le esuberanze sono le testimonianze reali che abbiamo raccolto... La Chiesa per il momento non emette giudizi su questi fenomeni, che d'altra parte... sono fenomeni che vanno seguiti con molta attenzione e con molta circospezione. Però ecco, è bene sottolineare quelli che sono le vere caratteristiche di questa donna, e il vescovo di questo si interessa. È una donna di fede, una donna che crede, è una donna che vive la sua sofferenza quotidiana. Quello che preoccupa la Chiesa non è la fede di Natuzza o il fenomeno di Natuzza, è la fede di chi viene da Natuzza. Se una fede che cerchi chissà che cosa, chissà quali miracoli. E questo mi pare già importante, ecco. questo se segno. Se venissero a cercare il miracolo della fede, il miracolo della serenità, il miracolo di poter saper affrontare la vita, è una donna che ha pagato a caro prezzo anche questi suoi fenomeni, una famiglia molto che ha condiviso anche con lei questi momenti difficili. Io saluto qui il marito. C'è tutta la famiglia con noi, c'è il marito, i figli che hanno vissuto, momenti di grande difficoltà. Perché una donna, una mamma che poi alla fine riceve ogni giorno 300-400 persone per 40 anni, immaginate voi, abbiamo sentito il professore Valerio Marinelli, quasi 1 milione di persone sono passate dalla sua casa, immaginate che cosa significa mediare il rapporto tra madre e poi confessionale pubblico. Pino Nano, scusa, scusami, Piero, abbiamo massimo due o tre minuti, ti prego di ringraziare le persone che... immagino tu volevi ancora ascoltare, stiamo vivendo momenti di grandissima emozione e appunto vorrei che tu parlassi con la signora Natuzza. Ve la presento, eccola, Natuzza Evolo è venuta qui con noi per darci una testimonianza. So che lei oggi è molto contenta. Certo, sono contenta per la casa della Madonna. Ecco, perché lei ha costruito una casa di riposo per anziani. No, io, ma la gente. La loro generosità. Mi racconta quando le apparve Maria Immacolata, la Madonna?
Io ho detto alla Madonna che aveva una casa brutta e non la poteva ricevere. Questo 40 anni fa. 40 anni fa. E la Madonna le rispose? Le disse... La Madonna mi ha risposto, ci sarà una nuova casa. E dopo 40 anni questa casa è stata realizzata? Sì, è stata realizzata. Vuole lanciare un messaggio, c'è tantissima gente, tantissimi italiani che sono con noi oggi qui in questa piccola chiesa di Palavati, in questa piccola Lourdes d'Italia. Il Natale è alle porte e credo che lei voglia lanciare un messaggio. Io dico, vi auguro un buon Natale, che il Signore vi porti gioia, pace e serenità e se vi mettete nel cuore immacolato di Maria la pace l'avrete. E io vi raccomando nelle mie povere preghiere. Lei ce l'ha detto prima, non faccio miracoli, sono una povera donna. No, per carità, i miracoli le fa Gesù e la Madonna. Io mi sento un vermo di terra. Uno strumento del Signore, ha detto. Pure un vermo di terra, perché non è competenza mia. Non meno per me ricevo tutte queste persone. È l'aiuto di Dio. E io sono contenta quando posso dire una parola di conforto che soffri e prego. Bene, e con questo messaggio di preghiera, ma direi anche di grande umanità, di grande solidarietà per gli altri, credo che possiamo restituire la linea a Roma con questi ragazzi che cantano. Ti ringrazio Pino. Arrivederci. Salutami affettuosamente la signora Natuzza e tutte le persone e la cittadina di Paravati. Vi ringrazio moltissimo per questi momenti di straordinaria emozione che ci avete dato.